abbiamo fatto una piccola analisi storica, questa è la manifestazione più importante che un circolo sportivo come il Tennis Napoli ha organizzato in Italia negli ultimi 20-25 anni. Nessuno c'era riuscito. La prossima settimana, dal 17 al 23 ottobre, è in programma il torneo Tennis Napoli Cup ATP 250 che porta il grande tennis internazionale nella città partenopea. Un evento importante per lo storico circolo di Viale Dorn che sarà palcoscenico di gara con la grande arena da 4.000 posti costruita alla Rotonda Diaz. È una grande occasione di sport ad altissimo livello perché è uno dei tornei più importanti al mondo, internazionali. Ma anche un'occasione per far vedere le bellezze della nostra città ai tantissimi spettatori che vengono da tutte le parti del mondo e anche per far vedere la nostra città nel circuito televisivo internazionale, perché ci saranno più di 50 paesi collegati, quindi è una grandissima vetrina. Io ricordo che la tappa del Giro d'Italia è stata quella che ha avuto il maggior share televisivo di Napoli, proprio perché non si vede solo lo sport ma si vede tutta la bellezza che c'è intorno. La competizione è stata presentata questa mattina presso il Tennis Club di Napoli, che per l'occasione ha convertito i propri campi in cemento blu di ultima generazione ed ha allestito l'arena sul lungomare più alta e illuminata a LED per le sessioni di gioco anche serali. Siamo molto fiduciosi perché oggettivamente l'evento è di grande richiamo, la tradizione del Tennis Club Napoli ci aiuta, nel senso che, come si dice, sappiamo come fare. Le premesse sono le cose le migliori, le entreliste, i campioni che verranno qui sono tanti e di assoluto livello. Credo che siate riusciti a organizzare una location irripetibile, insomma, se uno abita a Napoli o in Campania e non viene a vedere questo torneo, secondo me è matto.